Diamo il benvenuto alla dottoressa di Alma Guida, ostetrica ed esperta in riabilitazione del pavimento pelvico femminile. Benvenuta di Alma, grazie, ci puoi raccontare come è nato il tuo amore vero e proprio per il pavimento pelvico, raccontandoci anche se ha influito in qualche modo la tua esperienza personale, il tuo parto, dato che sei mamma? Sì, allora sicuramente l'amore e la passione per questa professione e per questa branca della mia professione è nata nella sala parto, seguendo le donne, le innumerevoli donne che in 30 anni ho potuto e ho avuto l'onore di accompagnare alla nascita, ad assistere alla nascita, a seguire la nascita, perché sappiamo che la donna che partorisce è la grande protagonista, insieme a questo muscolo meraviglioso che ha delle grandi competenze, che sa come comportarsi in aiuto alla nascita del bambino. Ma poi però mi sono resa conto come dopo il parto sia necessario, sia importante sostenerlo questo muscolo e tra virgolette curarlo, perché comunque questo grande sforzo del parto ha bisogno poi di un sostegno e di un accompagnamento. In realtà poi ho partorito anch'io e quindi mi sono resa conto come fosse necessario prendermi cura di quello che io definisco il cuore femminile, il pavimento pelvico, il perineo, che è un muscolo incredibile, emozionale, che sa rispondere, sa allenarsi e sa anche guarire nei casi dove c'è maggior sofferenza. Ed è per questo quindi che ho deciso di iniziare a seguire io personalmente dei percorsi, quindi una formazione mia personale, perché credo che una terapeuta che si occupi del pavimento pelvico debba aver fatto un percorso profondo e personale, debba aver sentito, provato per poter poi trasmettere. Questo è basilare. Perfetto, grazie mille alla dottoressa e non vediamo l'ora di scoprire insieme tutti i segreti del pavimento pelvico. Grazie, grazie a voi.